Miss Marvel a fumetti, episodio 1 e 2. Kamala Khan è un'adolescente fantasiosa che adora i supereroi Hulk, Thor, Ant-Man, Iron Man, ma una su tutti, adora Capitan Marvel. Desidera salvare il mondo e combattere insieme ai suoi idoli. Ma è solo una ragazza normale, di origine pakistana, curata a suo modo, che viene bullizzata dalle compagne e ha pochi amici. Ma quando riceve dalla nonna un misterioso braccialetto, capisce che il suo desiderio di diventare una supereroina potrebbe diventare realtà. Miss Marvel inizia in maniera molto carina, veloce, discreta, che ci fa entrare nella mente della protagonista con una resa grafica di testi e immagini animate dentro la scena. Vediamo così il mondo astratto fatto di fantasie di una ragazza molto creativa dal carattere buono. Il bracciale che eredita Kamala le permette di emanare energia e plasmarla come desidera, similmente alla versione comics di Miss Marvel, dove però ottiene i poteri in maniera diversa. Sarebbe infatti una inumana. Devo dire che di lei però non so nulla, poiché essendo un personaggio nuovissimo, leggo prima apparizione del 2013, non l'ho seguita, però mi fa simpatia. Sarà interessante vedere come si intreccerà questo personaggio con gli altri personaggi della fase 4, i nuovi Vendicatori, che abbiamo già visto introdurre nelle serie Marvel di questi anni, e ovviamente con Capitan Marvel e anche con Shang-Chi, vista la stessa origine aliena del suo braccialetto. Prima di continuare, se vi piace il genere di intrattenimento fantasy, fantascienza, cinecomic e chi più ne ha più ne metta, vi invito a iscrivermi al mio canale e attivare la campanellina per le notifiche dei nuovi video. E così, nel secondo episodio, ci immergiamo ancora di più nella realtà musulmano-americana della famiglia della protagonista. E poi vediamo Kamala esercitarsi con i suoi poteri. È un intreccio amoroso inaspettato, un ragazzo da salvare, gli agenti della Damage Control intervenire e poi la zia inaspettata comparire a salvarla. Attenta Kamala, la vita non è così semplice come te la immagini. Iman Vellani, la protagonista, è davvero molto brava e spontanea. Credo riuscirà a regalarci momenti molto divertenti. La scelta di un volto così normale poi mi piace davvero. Carina poi la preparazione di tutto l'ambiente familiare, immigrati simpatici un po' goffi, la madre che la controlla in severa, la scuola con le compagne stronze. Tutto molto carino e portato avanti bene e con semplicità. Dunque, questa serie sembra non essere nulla di eccezionale, come lo sarebbe Kamala Khan nella vita vera. Ma proprio per questo ci aspettiamo una serie davvero stupefacente. A presto!